Ciao a tutti e ben ritrovati con il Red 300, i 5 minuti dedicati alle ultime novità dal mondo delle auto e delle moto. La copertina di questa settimana è dedicata a Benelli, che forte dei suoi successi non rinuncia a competere con i big del mercato e per questo continua a rinnovare la sua gamma per affermarsi anche nel segmento delle Classic Scrambler. Andiamo subito al dunque, non prima però di avervi ricordato di iscrivervi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. E seguiteci sui social, su Facebook e su Instagram come Red Live Pix. Nonostante i continui successi, Benelli non ha certo intenzione di dormire sugli allori e per questo presenta i nuovi Leoncino 500 e Leoncino 500 Trail 2021. Entrambe le versioni presentano l'omologazione Euro 5 che ha portato con sé varie novità. Nello specifico troviamo il sistema dell'aria secondaria e un nuovo catalizzatore, componenti necessari per rispettare la normativa antinquinamento più stringente, ma che non pregiudicano le prestazioni. Grazie ad una nuova mappatura del motore, le versioni 2021 non hanno nulla da invidiare alle precedenti. Per quanto riguarda la ciclistica, i nuovi modelli sono dotati di una nuova forcella da 50 mm regolabile in estensione e di un nuovo monoammortizzatore anch'esso regolabile in estensione e nel precarico della molla. Entrambe le versioni vengono proposte ad un prezzo di 5.990 euro, con la versione trail che si distingue dalla standard grazie alle ruote a raggi da 19 e 17 pollici. Guidabile con patentino AM a 14 anni, design unico nel suo genere e un prezzo di partenza molto interessante, stiamo parlando della tanto attesa Citroën AMI. La piccola elettrica del marchio francese può essere infatti ordinata in concessionaria oppure online sul sito della casa ad un prezzo di partenza di 7.200 euro, cifra destinata a salire fino ad 8.600 euro per la versione più ricca della gamma. Ricordiamo però che essendo un veicolo full electric, la Citroën AMI gode degli incentivi statali destinati alle auto green e pertanto è possibile portarsi a casa la versione base AMI ad un prezzo di 5.100 euro. Che Honda punti da sempre sull'affidabilità delle proprie moto non è certo un mistero. A partire dal 1 marzo, chi acquisterà una moto o uno scooter del marchio giapponese avrà diritto ad una garanzia gratuita di 6 anni. L'unica condizione per mantenere valida la garanzia è ovviamente quella di dover rispettare il programma di manutenzione previsto per il proprio veicolo e di eseguirlo presso la rete di officine dell'assistenza ufficiale Honda. Hayabusa, per gli amanti del genere basta il nome, per gli altri è la Suzuki da 300 all'ora, 299 per la precisione, ma solo perché i giapponesi hanno deciso di darsi un limite, se così si può chiamare, elettronicamente. Bene, i 10 esemplari a tiratura limitata, venduti esclusivamente online, sono andati esauriti in un weekend e ora la più attesa delle novità Suzuki arriva nelle concessionarie. Una moto, ve lo ricordo, venduta in 190.000 unità nel corso degli anni. Due le versioni disponibili, nero e gold e silver e rosso, a un prezzo di listino di 19.390 euro. La nuova gamma Ford Custom, composta da Transit e Tourneo, si allarga. A partire dalla metà del 2023, entrambi i veicoli inizieranno ad essere prodotti anche in versione full electric. La propulsione green andrà infatti ad affiancare le già presenti plug-in hybrid, mild hybrid e benzina. Tutte le varianti dei Transit Custom di nuova generazione saranno prodotte in Turchia da Ford Otosan, dove nasceranno anche i veicoli commerciali compatti a marchio Volkswagen. Per chiudere, un po' di cultura, soprattutto per chi è un aspirante designer o per chi è un vero e proprio appassionato di stile. Eletto car designer del secolo nel 1999, Giorgetto Giugiaro è protagonista di un romanzo che svela il profilo umano e professionale del designer italiano. Le pagine de Il giovane Giorgetto, come si diventa il car designer del secolo, sono ricche di riflessioni sulla vita, rivolte a chi desidera diventare designer, ma in generale a tutti quei giovani pronti a raccogliere sollecitazioni e a farsi ispirare. Fra gli argomenti toccati c'è la storia dell'Alfa Sud che fu decisiva per il lancio della Ital Design, il rapporto di Giugiaro e l'Oriente o ancora come affrontare un colloquio di lavoro, ma soprattutto come riuscire a guardare là dove gli altri ancora non guardano e anticipare i tempi. Per conoscere altri dettagli sul romanzo, il sito da consultare è quello dell'Automoto Club Storico Italiano. Per questa settimana è tutto, se vi sono piaciute queste novità o anche se non vi sono piaciute, fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti.